Matilde è una bimba di 7 anni che ha ispirato il monumento realizzato dalla zia Antonella Macaluso, una delle associate al CAV, al Centro Aiuto alla Vita. E proprio Antonella ha realizzato e donato l'opera. Era Matilde che voleva porre un fiore per i fratellini mai nati. Da sempre ci siamo mosse e ci muoviamo per la difesa della vita dal concepimento al suo termine naturale. E questo monumento per noi è molto importante perché sta a significare che i bambini non nati ci sono e se anche fanno chissà quale brutta fine hanno diritto a un posto dove essere ricordati e dove essere trovati quando si ha voglia di mettere un fiore, di dire una preghiera, di ricordarli, perché sono sempre vivi nella nostra mente, nel nostro cuore. E sicuramente le persone che sono costrette ad abortire e quindi di troncare questa vita non lo faranno sicuramente né per piacere né per altro, sono costrette a volte da circostanze o da situazioni particolari. Noi come Centro Aiuto alla Vita siamo qui proprio per questo, veniamo incontro in tutto quello che possiamo, veniamo incontro riguardo l'aspetto economico, riguardo l'aspetto psicologico e le possiamo seguire le gestanti in tutti i modi che c'è possibile fare. Il valore della vita è importante sin dal suo concepimento, queste le parole del sindaco Gambino che ha aggiunto: sensibilizzare alla cultura della vita, potenziare consultori, assistenza psicologica e tutti gli strumenti utili possibili. Essere qui oggi, pensare sì, è un monumento dedicato ai bambini non nati, agli angeli che non sono mai nati. Abbiamo pensato alla mamma, a tutti quei parenti che non possono donare un fiore a tutti questi bambini che non sono mai nati. È importantissimo per me questo monumento che ha realizzato, donato dall'artista, ma realizzato e preso in carico dal comune. Abbiamo spianato una zona del cimitero, abbiamo fatto questa importante opera muraria che devo dire sta con quello che ci ha donato l'artista, il bianco. Il bianco è gli angeli, i bambini che non nascono, il bianco è purezza, i bambini che non sono mai nati. Ricordo quelli che nascono e hanno i genitori, ma ricordiamo in questo momento quelli che non nascono volontariamente, ed è una cosa triste per i genitori che decidono di non farlo nascere, e quelli che nascono. Io sono un'ostetrica, vivo la vita e inneggio sempre l'amore. L'amore per me è anche questo, ho perdonato questo monumento ai bambini che non sono mai nati. A benedire il monumento in un momento di preghiera Don Pino La Placa, che ha affermato: questi bimbi sono nelle mani di Dio.